Eccoci qua, fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube. Buongiorno, 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 cucciolotti belli miei. Video di oggi lo facciamo fare di 7 minuti e 47 al massimo perché devo andare a cancellare delle cose, non c'ho voglia di fare adesso l'archiviazione, cose che non chiedo. Allora, ragazzi, mettiamo un attimino le cose in chiaro. Mettiamo le cose in chiaro un attimino. Provo a spostarti più di qua, no, perché sennò si mi sgridano. Se, no, se no, no, scusa, sono andato. No, volevo far vedere il taglio perché mia figlia ha visto il mio taglio e ha detto guarda il suo. No, no, non, scusa, non perché mi dia fastidio, no, 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 perché mi hanno rotto le scatole di grosso. No, ci mancherebbe. Comunque, io ce l'ho. Vedi questa... Prima di iniziare, consultazioni. Vi ho fatto vedere il video del ragazzo dei capelli, ragazzi, qua. Guarda, sembra una cagata, la settimana che non bevo già mi rivedo molto molto più forti perché si stavano rammollendo fuori di mettere sul cappucci. Mica i cappucci. Arriva giù dall'ospedale. Mangiavo e vomitavo. Adesso sono anche dei giorni che non vomito, sto benissimo. Comunque basta parlare della salute, sto bene, ragazzi. Di oggi, quarto giorno di allenamento, infine. Stamattina subito. Mi sento un leone. Ho messo anche a fumare questi qua che piacciono veramente tanto. Oggi vengono anche i miei genitori. Contentissimo. Che calcio, ragazzi! Più spendete, più vi regalano. Più spendete, più vi regalano. Più spendete, più vi regalano. Quindi, primo messaggio, non in descrizione, in sovrappensione. Seguitemi su Instagram. Che mi farà le donazioni come ho fatto l'altro giorno, lo ringrazierò pubblicamente, quelli che ne fanno parte, perché comunque li ringrazio già durante la diretta, durante le live. Stasera facciamo video delle 18, facciamo video delle ore 18 e dopodiché facciamo la live alle ore 21:15. Ieri non l'ho fatta, c'era, volevo vedermi la partita sinceramente. Ho preferito fare il video invece che fare la live a quell'ora lì, a parte che ero stanco morto. Poi gente comunque sicuramente sente andare via, avete festeggiato con gli altri youtuber, i milanisti, ma avevano assolutamente voglia di seguire una live dove vede l'Inter che ieri ci ha fatto un favore, corazzata con l'Atalanta, distrutta completamente, loro che gioca gioca, chi non gioca non gioca, ragazzi, questi qua sono forti. Noi dobbiamo soltanto pregare una cosa, che arrivano gli arabi. Arrivano sti cazzo gli arabi. Se arrivano gli arabi, noi possiamo alzare l'asticella di tutto, dell'ingaggio. Andare a prendere qualche giocatore che è già forte, perché Okafor non era un giocatore che era già forte. Su Coseo gli abbiamo pagato una fracata di soldi, che quella è stata una cagata di acquisto, che io per primo ero... Mi sillabavo di felicità per lui. Pulisic è stato un grande acquisto. Loftus-Cheek è stato un grande acquisto. Mo non so perché è scoppiato un caso Raiders. Non provatemi a scegliere Raiders, perché noi a centrocampo, noi con Adelì, con Raiders, con Benasser, con Loftus-Cheek, con Pubega pronto ad entrare, vabbè che Pubega ha rotto pure lui, noi siamo completamente quasi a posto a centrocampo. Naturalmente, se magari sogno, nell'ultimo anno di carriera, vedendo il gran cazzo di quello che ha fatto l'altro giorno, arrivasse un Modric, insomma, non sarebbe poi così male. Si dice che arriveranno gli arabi già da aprile, tra marzo e aprile, già si chiuderà una trattativa già per l'anno prossimo. Si dice questo, io spero che non siano notizie infondate, vi dico quello che leggo, ma noi servono gli arabi come il pane. Noi ci servono gli arabi come il pane, poi possiamo prendere chi cazzo volete in panchina, ma se mi fanno degli acquisti comunque come si deve. Cioè ragazzi, alziamo l'asticella anche noi, ragazzi, l'Inter adesso come adesso, noi siamo formiche. Lo Zoccolo dice che sono delle formiche in confronto a noi, no. Io non vivo di passato, vivo di presente e vivo di futuro. Vivo di presente, vivo di futuro, e questa qua per noi è umiliazione. Molti mi hanno dato dell'interista, ma secondo voi in Champions, io chi tifo? Tifo per l'Inter.
Naturalmente non vedo l'ora che arrivi il miracolo che qualcuno la butti fuori. Cioè, è questa la cosa. È normale, ma come loro lo farebbero con noi. Ieri li ringrazio che ci hanno aiutato. Poi che gli faccio i complimenti da persona sportiva, quali sono? Ok, che mo sono anche lucido di testa. Che vedo un bel calcio. Cazzo, questi qua in partita fanno 4, fanno una media di 3-4 gol, subendone 12 in tutto il campionato. Noi siamo il secondo miglior attacco, ma che abbiamo 30 gol al passivo, sono tantissimi. Grazie al cazzo, però perché abbiamo 30 gol al passivo? Ci hanno smantellato 5 sesti di difesa, cioè manca soltanto Hernandez, poi abbiamo completato l'opera, ma non è che quello lì è un alieno. Però ragazzi, la dura verità è questa. La dura verità è questa, che noi ci servono dei top player. Punto. Ma senza cedere Leao, senza cedere Magnan, senza ci arrivano gli arbitri, i top player rimangono quelli che abbiamo. Se magari cambiamo Pioli con il suo cazzo di staff atletico e prendiamo gente competente, cioè gente non competente perché non sono competenti gli arbitri, hanno questo, hanno gli skei, hanno gli skei. Ecco, prendiamo gli arabi, noi siamo in una botte di ferro, ovviamente. Siamo in una botte di ferro. Però bisogna prendere qualcuno che ha voglia di investire soldi, non di scommesse. Non che dobbiamo andare via a Tonali, meno male che abbiamo andato via vedendo quello che è successo. Abbiamo bisogno di giocatori già pronti a livello internazionale, se vogliamo vincere, ma anche giocatori. Magari anche forti tipo Toni Kroos, tipo Modric, giocatori anche a fine carriera, che però ancora fanno la differenza, perché Modric è ancora uno che ragazzi fa ancora la differenza. Mancano, c'è ancora 7:47, siamo 7:07, poi devo archiviare tutto quanto e riprendere il minutaggio. Ragazzi, chi mi vuole aiutare per questo periodo di comunità, intanto lo stanno facendo, molti non vogliono essere nominati comunque nei video. Per chi vuole essere nominato, che mi fa una piccola donazione, comunque mi contatta su Instagram, mi do l'IBAN e tutto quanto, piccolo sforzo, massimo rendimento. Non chiedo i milioni, naturalmente, se qualcuno dà qualcosina mi aiutate comunque a superare in questo momento che non sto lavorando. Iscrizione al canale, ragazzi, siete la mia forza, vi voglio tanto bene, un saluto a tutte le squadre, ciao a tutti.